Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con la diretta Come Don Chisciotte, le parole sono pietre. Qui è Giuseppe Russo e con noi stasera Ugo Fuoco. Ciao Ugo, ci Giuseppe. Sì, ti sei? sento. Ciao. Bene, ti sento anch'io in modo molto nitido. Questa volta non abbiamo avuto problemi, ci siamo stati più attenti, siamo stati bravi e fortunati. Allora, Fortunatissimi. e fortunatissimi sicuramente ad averti qui stasera. Intanto ti chiedo di fare, per chi non ti conoscesse, attraverso questi 2 anni di battaglie, una breve presentazione e poi passiamo a quello che è l'oggetto della serata, insomma. Va benissimo. Niente, ragazzi, buonasera a tutti, anzitutto. E nulla, va bene, sono 2 anni che stiamo facendo un pochino di rumore, questo non fa piacere a tante persone. Poi successivamente andiamo anche a spiegare queste persone quali persone sono. Io mi chiamo Ugo, sono praticamente il fondatore del Libero Comitato di Protesta Napoli Non Si Piega, che è un comitato fondato praticamente nel febbraio del 2020. Per praticamente contrastare quella che molti definiscono la dittatura sanitaria, praticamente questo apparato tecnocratico fondato sul biopotere e che già illo tempore naturalmente non ci lasciava ben presagire e considerando al punto insomma in cui siamo arrivati tristemente adesso, ritengo che quella visione di questa politica distorta fosse corretta. Sono 2 anni che insomma abbiamo posto in essere una serie di iniziative, manifestazioni, disobbedienza, violazione naturalmente di quelle norme che, come ricordava Socrate, cari ragazzi, quando una legge è ingiusta bisogna non rispettarla, boicottarla, e noi nulla, sono 2 anni che andiamo avanti così. Naturalmente ci ha fatto piacere che questo fronte poi si sia ampliato, soprattutto in particolar modo dall'estate del 2021 con l'introduzione della misura discriminatoria del Green Pass, che fondamentalmente ha portato in piazza a discendere tantissime persone che precedentemente non si erano, diciamo, unite a questa lotta. Noi abbiamo incominciato con la prima manifestazione nel quartiere di Bagnoli a Napoli in data 29 marzo 2020. Quando si era ancora in lockdown per protestare contro il lockdown e contro praticamente la chiusura delle attività, soprattutto quelle più piccole, no? Le microimprese vengono definite, quelle costituite da esercenti, piccoli commercianti, artigiani, che in un periodo in cui non era previsto per loro neppure un ristoro, naturalmente stavano di fatto soccombendo, erano in ginocchio. E la prima manifestazione all'epoca fu una manifestazione, insomma, un atto di dissenso del tutto dimostrativo che voleva semplicemente esortare alla riflessione e portare appunto un fronte finalmente in piazza in un momento in cui per strada non c'era letteralmente nessuno. E noi riuscimmo a costituire questo piccolissimo assembramento, posso utilizzare questa espressione dei giorni nostri, di poco più di 20 persone che per l'appunto insomma sfilarono nel quartiere di Bagnoli. E niente, poi da lì naturalmente abbiamo ingrossato le fila con una serie di manifestazioni che hanno portato in particolare la città di Napoli, di cui io quasi ad insorgere nell'ottobre del 2020. Allorquando insomma si riversarono in strada migliaia di persone, penso lo abbiano visto tutti perché la notizia fece scalpore in quel momento particolare, insomma finimmo su tutti i TG anche perché vi furono dei veri e propri tafferugli con le forze dell'ordine malmenate da alcuni manifestanti. E quello fu il momento in cui un po' in Italia partirono le contestazioni a 360 gradi nelle principali città contro la misura che all'epoca era stata appena introdotta del coprifuoco, che fondamentalmente minava nuovamente insomma, l'attività, soprattutto delle attività insomma, di ristorazione, e che imponeva la chiusura di altri settori, quali potevano essere, ad esempio, quelli del mondo dello sport, le palestre, le piscine, insomma, tantissimi. E noi provammo a dialogare all'epoca.
non si parlava ancora di vaccino, no? Che è un tema importantissimo per tanti di noi. Provammo a dialogare con una serie di movimenti e con le categorie affinché discendessero in piazza per protestare insieme a noi, insomma. E quello fu il momento, diciamo, più alto nel 2020, mi riferisco al 2020, proprio perché la partecipazione numerica delle persone fu cospicua rispetto a quanto magari ci si potesse attendere da un momento in cui era ancora, tra virgolette, impossibilitata la gente a porre in essere un assembramento perché costituiva reato, tra virgolette, no? E niente, da lì poi naturalmente è partito tutto un percorso che ha portato purtroppo all'allontanamento delle categorie dalla lotta, perché tristemente attraverso quelle manifestazioni riuscimmo ad ottenere che il governo intervenisse subito proclamando e garantendo quei ristori di cui abbiamo accennato precedentemente. E purtroppo è molto triste dirlo, ma il vile denaro piegò tantissimi degli aderenti alle manifestazioni che facessero parte però delle categorie professionali del mondo del lavoro che in quel momento erano vessate, perché a quanto pare interessava semplicemente l'aspetto più pragmatico, quello economico, alle persone che non quello dei diritti civili, per intenderci, e delle libertà inviolabili. E quindi, insomma, poi c'è stata una rifondazione, io dico sempre, di quel comitato qui a Napoli che ha cominciato con una seconda fase di proteste, di manifestazioni di dissenso che si articolavano fondamentalmente nella disobbedienza civile notturna fatta ogni notte, in particolare nel centro storico di Napoli, appoggiandoci a quei diciamo commercianti, esercenti, ristoratori disobbedienti presso i quali fondamentalmente andavamo a fare letteralmente casino, baldoria, riempiendo le piazze del centro storico di giovani o unendoci noi alle piazze di giovani che si stavano, tra virgolette, già stavano già praticamente riunendosi in piazza, perché poi va detto che c'erano anche dei fronti di ragazzi che magari, insomma, dal punto di vista dei temi che noi spesso, insomma, trattiamo per quanto riguarda la dittatura sanitaria famosa, non hanno granché interesse, però giustamente volevano semplicemente sentirsi liberi di vivere, quindi in alcune giornate, soprattutto nel weekend, e nonostante i divieti, discendessero comunque per le strade di Napoli, ed era poi facile riunire tutto in una sola piazza per contestare le forze dell'ordine che frequentemente venivano a farci visita. E vi dico, la più grossa soddisfazione, ci sono tra l'altro dei video pubblicati sul mio profilo Facebook, vabbè, bisogna scorrere un pochino, naturalmente, video in cui praticamente è possibile verificare che la polizia o i carabinieri arrivassero per diciamo dissuaderci dall'assembrarci nelle piazze e dovessero tornare invece a casa con le famigerate pive nel sacco, perché diciamo, l'approccio numerico delle persone che c'erano in piazza impediva a due o tre volanti di disperderci. E quelle sono state, in un momento come quello che stiamo vivendo, delle grandi soddisfazioni. Sono costate a tanti attivisti sanzioni, multe, denunce e naturalmente grattacapi con le forze dell'ordine, perché poi diventi riconoscibile, però credo che fosse il minimo che noi potessimo fare, anche perché, come dico sempre a tutti, nonostante aver posto in essere quello che vi sto, tra virgolette, spiegando, purtroppo, tristemente, non siamo riusciti ad ottenere l'effetto desiderato, tant'è che le misure discriminatorie si sono incrementate nel numero e soprattutto sono diventate più stringenti nel tempo, ed oggi purtroppo dobbiamo prendere atto di questa vergognosa giornata, non a caso, giornata della vergogna, perdonatemi il gioco di parole, che purtroppo obbliga i cinquantenni alla coercizione vaccinale. Pena la sospensione dello stipendio con il quale abitualmente le famiglie mettono in tavola
il pranzo e la cena. Dubito veramente che questo possa oggi definirsi un paese civile. E niente, diciamo che in linea di massima questo è il sunto di ciò che abbiamo provato a fare negli ultimi 2 anni, insomma. Sì, grazie Ugo per questa panoramica sul movimento napoletano e su quell'evento appunto dell'ottobre del 2020 che ancora fa gridare al miracolo, per così dire, anche se poi ci sarà occasione di tornare sul perché il per come non abbia avuto un seguito. Ci terrei adesso a parlare di una vicenda che ti ha visto protagonista, tuo malgrado. Nel momento in cui sei stato, no, 2 mesi fa, se non vado errato, 1 mese e mezzo fa, sei stato ricoverato in ospedale Un e mese quel mese esatto, un mese esatto, esatto. più o meno, sì, poco più di un mese. E in quel frangente sei stato di fatto aggredito a livello giudiziario nel momento in cui sei stato accusato di vilipendio verso una figura istituzionale che era scomparsa, David Sassoli, e ti sei trovato, fra virgolette, se così si può dire, sbattuto come il classico mostro in prima pagina, considerando Esatto. anche che non potevi difenderti dato che ti trovavi in un letto d'ospedale. Molti sono rimasti delle persone che ti seguivano attraverso i tuoi canali, sono poi rimasti interdetti rispetto ad alcuni sviluppi della cosa. Hai pubblicato dei commenti, delle risposte, delle repliche. Ti chiedo ora se è possibile fare un po' il riassunto della situazione per chiarire a chi non l'avesse ancora presente come è andata, come si è sviluppata questa situazione. Certo, allora niente ragazzi, sostanzialmente diciamo nei primi giorni di gennaio del 2022 inizio ad accusare dei sintomi che io reputo essere banali, che sono dei sintomi febbrili per intenderci, ok? Parto da un principio, da un presupposto che è molto importante. Io non sono abituato ad assumere farmaci, non ne assumo per diverse motivazioni. Una è di natura ideologica. Negli anni 90 insieme ad un amico, ho scritto il manifesto italiano del boicottaggio individuale, per intenderci il boicottaggio delle grandi multinazionali, soprattutto quelle che io definisco spietate, quelle che fondamentalmente fanno commercio di prodotto senza scrupoli. E quindi naturalmente sono sempre stato abituato a boicottare i farmaci perché non casualmente fra le aziende multinazionali più spietate ci sono proprio quelle farmaceutiche. Quindi io, diciamo, prima di assumere un farmaco, naturalmente, ho bisogno di stare davvero male. E poi non lo faccio per una questione di salute, perché ritengo che sia più importante la prevenzione che non l'assunzione di farmaci. I farmaci naturalmente non fanno bene alla salute, per di più va detto, è una cosa che non si specifica mai, che non guariscono, molto spesso semplicemente si occupano di far sparire i sintomi e non la malattia, non le motivazioni che hanno portato a quei sintomi. E per tutta una serie quindi di ragioni sono tendenzialmente abituato a non fare uso di farmaci, come vi dicevo. Quindi nella fattispecie, poiché ho accusato in un momento dell'anno, quello invernale, il periodo invernale in cui ci può stare che uno abbia per l'appunto 2 linee di febbre, ho evitato l'assunzione di farmaci come ho sempre fatto in sostanza. Questa febbre è perdurata naturalmente nei giorni, non vi nascondo, con un aumento della temperatura. Sono stato insomma circa 7-10 giorni con una febbre che oscillava fra i 39 e i 39,6, 39,7, quindi addirittura di poco sotto ai 40. Nonostante questo, io non ho assunto farmaci, sempre per la mia filosofia, e per questa motivazione, insomma, mi sono aggravato, perché poi si è presentata anche una tosse, una cattiva respirazione, e via dicendo. Io naturalmente ho un medico, lo premetto, non vaccinato.
E lo premetto perché è la mia posizione, naturalmente, quella contro i vaccini, per chi non lo sapesse. E niente, quindi in sostanza è accaduto che dopo avermi visitato mi abbia detto: guarda, sei in una condizione in cui non puoi fare a meno di recarti in ospedale. E quindi di conseguenza io sono finito in ospedale dove mi hanno diagnosticato una polmonite, una seria polmonite bilaterale interstiziale, okay, che definiscono da Covid naturalmente. Io quindi a quel punto ho riscontrato un attacco da parte dei media, dopo che per un motivo specifico ho forse commesso l'ingenuità di pubblicare una mia fotografia che in realtà originariamente non ero intenzionato a postare, una mia fotografia insomma in ospedale, in cui però specificavo non sono ancora morto. Per quale motivo ho postato quella foto? L'ho pubblicata proprio perché da 3 giorni, e non so chi, comunque qualche buon tempone aveva messo in giro la notizia che io fossi morto, e quindi ne stava derivando un casino con un sacco di gente che mi scriveva, mi chiamava preoccupata dal fatto che io potessi essere davvero perito, cari ragazzi. Quindi, per evitare che questa voce si alimentasse, ho provveduto a pubblicare io stesso di mio pugno una fotografia sul mio profilo di Facebook, che attestava che sicuramente ero in ospedale, non stavo tanto bene, ma che non ero morto. Naturalmente i media mi hanno aggredito sfruttando la fotografia che avevo pubblicato, e poi successivamente un video in cui mi ero arrabbiato perché continuava a circolare questa voce di me deceduto, e mi hanno aggredito sfruttando proprio quell'immagine che avevo pubblicato, quella fotografia, postandola attraverso insomma i loro siti internet, i canali ufficiali, Twitter, Facebook e via dicendo, beandosi del fatto che il Novax fosse in gravi condizioni di salute, poiché per l'appunto non vaccinatosi, e spacciando peraltro, questo mi ha sorpreso molto, quella cosa quasi come se fosse uno scoop, quando, perdonatemi, che scoop c'è? Se a pubblicare quella fotografia e quell'informazione sono stato io stesso in prima persona, mi domando. Quindi va bene, è chiaro che poi la dittatura mediatica lavora proprio su questi schemi, lo sappiamo benissimo. E niente, e a questo punto quello che mi sto domandando, chiedo conferma di questo a Giuseppe, volevo sapere se siete informati della rettifica o comunque dell'informazione. Dico, dopo aver pubblicato la notizia di me in fin di vita, alcuni addirittura dicevano in ospedale, in gravi condizioni, vorrei sapere se poi hanno anche provveduto a sottolineare che io sono guarito, sono vivo, vegeto, sto benissimo, e quindi insomma che mi sembra che la notizia fosse importante, no? Perché se pubblichi la prima, quella nella quale mi dai quasi per spacciato, ebbene che tu poi non voglio dire che ti ravveda perché il loro comportamento è sempre lo stesso, ma mi auguro che tu possa anche poi, per onestà intellettuale, come dovrebbero testimoniare grandi editori, grandi testate e grandi giornalisti, perlomeno per la loro fama, non tanto dal punto di vista umano, dovrebbero per l'appunto testimoniare pubblicamente dopo aver specificato che ero in gravi condizioni. Mi sembrerebbe anche un gesto carino, dico. Sì, la tua chiaramente è una domanda retorica nel flusso continuo delle informazioni, e si sono guardati bene poi dal riportare aggiornamenti, e succede poi un po' per tutti i casi in cui i professionisti dell'informazione sarebbero chiamati ad una rettifica. Non la fanno mai e contano sull'oblio nel momento in cui le notizie o presunte tali verranno poi travolte da altre notizie, una marea che non si ferma più. E successivamente, quindi, o meglio, parallelamente a questa aggressione mediatica, hai subito anche un'aggressione da parte, alla quale no, stavi facendo cenno, da parte degli apparati dello Stato, no? Per la tua attività nelle piazze di Napoli, e per i contenuti, o almeno come pretesto, i contenuti pubblicati sui tuoi canali Facebook e Telegram. Certo. Niente, da questo punto di vista, a questo punto direi partiamo da lontano, nel senso che
Era da un po' di tempo che avevo verificato, soprattutto insomma dall'estate 2021, un crescendo di figure che tendessero fondamentalmente a circondarmi, che non riuscivo, alle quali non riuscivo a dare una collocazione nel contesto di lotta che sino a quel momento si era svolto e che naturalmente ha delle sue dinamiche. Erano emerse improvvisamente delle, chiamiamole personalità, che non mi convincevano. Lo dico espressamente, insomma, senza girarci intorno. Poiché insomma sono 25 anni, ho incominciato nel 1996 a fare manifestazioni, attivismo e via dicendo, ero giovanissimo, ero un tredicenne all'epoca. Diciamo che è presente quando hai quell'esperienza che ti funge da spirito guida. Quelle figure non mi convincevano perché c'era chi parlava di raccogliere soldi, c'era chi, tra virgolette, diceva di fondare, partiti per ottenere un vantaggio, personalistico, chi invece, mi garantiva che, avremmo, ottenuto un grande successo mediatico, c'era chi mi diceva che avrebbe partecipato assiduamente a tutte le riunioni, alle manifestazioni, facendomi poi strane domande, tanto per dire domande in merito a possibili azioni violente che noi avremmo dovuto compiere. Tutte queste caratteristiche non erano mai emerse precedentemente nel movimento napoletano, e il fatto che in un breve periodo tante persone mai viste prima incominciassero, tra virgolette, ad incalzarmi di contenuti di questioni del genere, non riuscivo ad inquadrare quello che stesse accadendo. Quindi, parlando in particolare una volta con Stefano Phantom, che credo ci stia ascoltando, peraltro lo saluto, gli dissi: "Guarda, Stefano, a me questa storia non mi convince." E poiché lui aveva assistito in alcuni casi a delle conversazioni con queste persone, io ho deciso temporaneamente di chiamarmi fuori, ritenendo che quello fosse il momento opportuno, dalle piazze, perché avevo sentito, ragazzi, si può dire su Come Don Chisciotte la puzza di merda? Ecco, lo dico chiaramente. Avevo sentito questa puzza, le cose non mi convincevano e avevo l'impressione che ci fossero degli agenti provocatori fondamentalmente all'interno insomma del movimento che si era venuto a creare qui a Napoli e che stessero cercando proprio me, forse perché ero quello più fastidioso, semplicemente perché ero stato il primo. E niente, quindi io ritenevo di essermi chiamato fuori al momento opportuno, va bene, dopo l'estate, dalle manifestazioni di piazza. Ritengo che per l'appunto la cosa, insomma, poi si sia sviluppata non in senso positivo comunque per il movimento napoletano, perché Marco ed altri ragazzi, Marco lo cito perché scrive per Come Don Chisciotte, si sono trovati in difficoltà. Abbiamo visto, c'è stato un servizio spazzatura con il quale hanno cercato di affondare parte del movimento napoletano e Come Don Chisciotte, proprio per il tramite della figura di Marco, di Massimo e via dicendo, andato in onda sulla 7 da Formigli in collaborazione con Fanpage, e purtroppo, tristemente, ho dovuto constatare che alcuni degli agenti provocatori, quelli che io definivo tali, ritenevo fossero tali, sono stati poi quelli che hanno, tra virgolette, cercato di tendere il tranello a praticamente ai ragazzi di Come Don Chisciotte che fanno parte del movimento napoletano. Quindi, in effetti, purtroppo questo elemento è emerso come un elemento veritiero, ma la cosa non è finita lì, perché stavano aspettando di poter avere un pretesto qualsiasi per venirmi a rompere le scatole, fondamentalmente. Il pretesto, evidentemente, gliel'ho dato io, anche se con tutto il rispetto non me lo sarei aspettato in questo caso che un'opinione potesse diventare un corpo del reato, per così dire, perché insomma il reato d'opinione ritenevo che in un paese democratico non esistesse. Ho pubblicato praticamente una mia osservazione, o la definisco, su David Sassoli, non riferendomi naturalmente alla sua dipartita, perché come accennavo parlando con Giuseppe precedentemente, io non ho grande interesse
che un discriminatore si chiami David Sassoli o che si chiami Giuseppe o che si chiami Ugo Fuoco. Per me un discriminatore è un discriminatore, poiché David Sassoli all'atto dell'introduzione del Green Pass in sede europea, sogghignando, esorto tutti a visionare il video che è ancora reperibile online naturalmente, sogghignando ebbe, tra virgolette, dal mio punto di vista, ed è una considerazione politica la mia, il coraggio di definire il Green Pass non una misura discriminatoria. Io naturalmente ho pubblicato un post in cui facevo ampio uso del sarcasmo che adotto sempre, okay? Ed è una cosa, insomma, riscontrabile in tanti dei miei post, in quel caso con quello che si definisce dark humor, in cui fondamentalmente dicevo che c'era un'ottima notizia, una buona, ora non ricordo esattamente, ci aveva lasciato mister, il Green Pass non è discriminatorio, David Sassoli. Insomma, quindi successe che da quel momento naturalmente io sono stato indagato per vilipendio, perché quel post era considerato un'ingiuria, insomma, una lesa maestà, dico io, nei confronti di un personaggio che, con tutto il rispetto, io non reputo neppure mi rappresenti e rappresenti tanti di noi, lo dico ancora oggi. Ma tra l'altro equivocando, credo volutamente, un sarcasmo, un dark humor che voleva avere naturalmente le connotazioni di una evidente critica politica, marchiandolo di un vilipendio che, con tutto il rispetto, è una cosa, insomma, che non faceva parte delle mie intenzioni. Io non intendevo offendere la memoria di Davide Sassoli, la mia era una critica politica a delle idee politiche che trovo ancora oggi raccapriccianti, e ribadisco che sia Davide Sassoli o un altro a sostenere quelle cose, ciò non cambia di una virgola ciò che penso. Tant'è che ci sono moltissimi utenti da internet, è chiaro, la parte a noi avversa, a me avversa, che mi hanno esortato a chiedere scusa. Io voglio cogliere l'occasione di questa diretta audio su come Don Chisciotte. Ragazzi, chiedo scusa di ciò che penso e continuerò a pensare di ogni discriminatore, perché non è che il fatto che io adesso sia indagato per vilipendio per via del post su Davide Sassoli cambia le mie idee politiche. Le idee politiche non si cambiano, restano le stesse, permangono nel tempo. Questo problema legato al post di Davide Sassoli ha ingenerato, come dicevo prima, una leva che lo Stato, il Ministero dell'Interno, per il tramite delle forze dell'ordine, praticamente sono venuti a fare un sequestro di dispositivi e computer a casa mia, perché naturalmente dovevano indagare sul mio reato, in questo caso di vilipendio. E di conseguenza nulla, sono stato attaccato e adesso dovrò difendermi in sede penale. Di questo e di altri reati che mi saranno presumibilmente comminati, stando alla prima udienza che si è tenuta, insomma, un paio di settimane or sono, e sono reati sempre collegabili, reati poi, vi ripeto, io reputo che siano dei diritti, loro ritengono che siano dei reati, fondamentalmente legati alle manifestazioni, perché si parla di violazione delle norme anti-Covid, di manifestazioni non autorizzate e cose del genere. Insomma, questo è il quadro e naturalmente questo è accaduto nel momento in cui io mi trovavo peraltro in ospedale e non ho avuto la possibilità in quel momento di difendermi da nessuno degli attacchi ricevuti, né da quello della macchina dello Stato, né da quello della macchina, insomma, del fango, quella dei media. E niente, quindi sino a questo momento non avevo avuto, tra l'altro, l'occasione. In realtà avevo preferito affidarmi diciamo, ad un giornalismo di cui francamente mi fido, che è quello di come Don Chisciotte, piuttosto che a quello mainstream, che naturalmente non fa altro che cercare di screditarti pubblicamente, tant'è che quando sono stato chiamato dalle emittenti televisive per partecipare alle trasmissioni, a me che sono chiaramente schierato contro il Green Pass, pubblicamente schierato contro il Green Pass, mi è stato richiesto il Green Pass per accedere alla trasmissione. Quindi, insomma, proprio una stortura che
non poteva stare né in cielo né in terra, e che naturalmente, qualora io avessi accettato, avrebbe fatto in modo da gettarmi addosso ulteriore discredito, perché avrebbero potuto tranquillamente sostenere che io conducessi delle battaglie fittizie, perché fingevo di essere contro il Green Pass, quando poi per accedere alla trasmissione televisiva invece lo avevo utilizzato. Sì, al riguardo puoi precisare bene l'accusa di vilipendio, perché a livello proprio di codice penale è stato inquadrato come vilipendio verso una alta carica istituzionale, e lì si dovrebbe vedere se il Presidente del Parlamento europeo rientra in questa gamma di cariche, insomma, che non possono essere vilipese. Oppure se si è trattato di un atto puramente arbitrario, il cui scopo è chiaramente quello di colpirne uno per educarne 100, 1000 Esattamente o questo. 10.000, si ricordano i tristi precedenti delle perquisizioni a casa di ignari geometri mandati dalla Boldrini, Bravissimo. dal suo ufficio stampa, o addirittura di gente che per dei post, poi pescati a caso fra i migliaia e migliaia di post, si sono visti appioppare il vilipendio per Mattarella. Però il capo dello Stato si sa che è oggetto di questa particolare tutela, Attenzione. diciamo così. No, no, allo stato attuale delle cose non risulta che una carica sovranazionale come quella del Presidente del Parlamento europeo rientri nello stesso ambito. Quindi, a livello proprio strettamente legale, era vilipendio alla persona o alla figura, se ti ricordi. Allora, ti dico subito che questo non lo sappiamo ancora, io e i miei legali, perché devono ancora formalizzarmi praticamente l'accusa. Per il momento loro hanno fatto un sequestro preventivo, c'è stata l'udienza, e nell'udienza c'è stato comunicato praticamente che andranno avanti a formalizzare questa accusa. Quindi, non appena io avrò le carte dal tribunale, che mi specificherà questo dato, te lo fornisco. Al momento ne sono sprovvisto anch'io, e sono molto curioso, francamente, di capire come riusciranno a sottopormi questa accusa, perché, come giustamente tu ricordi, in Italia il vilipendio può essere fatto alla bandiera e al Presidente della Repubblica. In questo momento non figura il Presidente del Parlamento europeo, quindi io ritengo, per l'appunto, di poter attribuire questo atto a quello che mi pare quasi essere l'azione di una nuova Gestapo, che va ad intimidire, peraltro, cittadini comuni, perché io ricordo sempre un aspetto che è molto importante. Signori, noi abbiamo a che fare, se parliamo della mia persona, con un cittadino qualsiasi. Io, pur essendo disceso in piazza, pur avendo esortato le persone a fare altrettanto, pur avendo partecipato a manifestazioni, eventi di protesta, tra l'altro, Giuseppe, non solo a Napoli, perché noi siamo stati un po' dovunque, siamo stati a Roma, a Firenze, a Bologna, siamo stati davvero dappertutto per supportare naturalmente la crescita anche di altri movimenti, no? Che poi sono nati in tutte le città. Fondamentalmente, sì, è vero, noi abbiamo fatto questo, ma sono diritti sacrosanti di ogni cittadino. Manifestare è un diritto, no? E quello che dico è che, tutto sommato, non siamo riusciti, come azione prima, no? A risolvere alcunché. Non siamo riusciti a destare preoccupazione nella macchina dello Stato, che è andata avanti con Allora, ragazzi, ci siamo, perché ho sentito un rumore incredibile prima e credevo si fosse fermata la comunicazione. Dicevo, nonostante fondamentalmente
Dicevamo, nonostante diciamo, la nostra azione non sia riuscita a, tra virgolette, arginare la deriva autoritaria del governo, fondamentalmente è accaduto che il governo si sia preso la briga non solo nei miei riguardi, anche nei riguardi di altri. So che a Cesare Sacchetti sono un altro blogger, diciamo, un altro attivista blogger. So che sono piombati in casa alle 6:40 del mattino, sempre per un post che è stato definito una fake news nei confronti del governo. Diciamo, il governo si sta prendendo la briga di attaccare chi, di fatto, degli attivisti o degli influencer, non dei facinorosi, dei pericolosi terroristi con organizzazioni eversive alle spalle che abbiano minato in qualche misura le politiche del governo. Quindi mi preoccupa molto questo, che questo è davvero un governo autoritario e dirigista che ormai non ammette nessuna formula di dissenso. Attacca chiunque, anche chi non sia riuscito a portare a sferrare dei colpi degni di questo nome alle politiche di quel governo. Stanno praticamente di fatto attaccando signori nessuno. E questo è molto, molto, molto grave ed è un aspetto sul quale ritengo che noi dovremmo ponderare, perché un conto è vedere, assistere ad uno Stato che attacca, non so, organizzazioni mafiose permeanti e pericolose, gruppi eversivi di terrorismo rosso o nero, come è accaduto in passato. Vabbè, poi non voglio entrare nel merito perché altrimenti apriamo dei discorsi infiniti al riguardo, ma dico, queste sono azioni che noi siamo stati abituati a vedere sferrare da parte dello Stato nei confronti di questo genere di organizzazioni. Un altro discorso è vedere un attacco a soggetti che fondamentalmente non sono dotati di strumenti che possano mettere o movimenti che possano mettere in pericolo lo Stato e i cittadini. Quindi niente, questa era un'altra osservazione che volevo fare con voi. Io non so se adesso Giuseppe è collegato perché non lo vedo in linea e volevo, tra virgolette, sapere se posso dibattere. Ti vedo adesso, ti vedo. Sì, Ugo, scusami, evidentemente c'è stato un rumore di cui io stesso non mi sono avveduto, c'è chi mi ha scritto che è stato un intervento esterno, insomma, sembra davvero che le risorse dello Stato vengano spese male, se addirittura si sono scomodati a fare questo. Ti chiedo una domanda che intanto ha scritto Ruggero rispetto al tuo canale Telegram, in realtà me l'hai già detto in privato. Il tuo canale era cresciuto, no, nel tempo attraverso la pubblicazione di contenuti e con contenuti di impatto, no, chiamandosi Stop Dittatura, essendo stato tu uno dei primi a parlare esplicitamente di dittatura sanitaria. Come mai si è, al di là della tua malattia, nella quale, no, durante la quale gioco forza hai Sì. dovuto sospendere l'attività, come mai poi risulta congelato allo stato attuale delle cose? Allora, anzitutto ci tengo a specificare che ci sono alcune motivazioni di natura personale prima di entrare nel merito delle cose che ci siamo già detti e te precedentemente. Quelle di natura personale sono state dovute, come tu hai accennato, alle mie precarie condizioni di salute che mi hanno impedito proprio di fatto di operare nella selezione dei contenuti, nella ricerca dei contenuti. E quindi, insomma, si è interrotto quel lavoro che era quotidiano e al quale partecipavano oltre me anche altre persone, naturalmente, ciascuna a vario titolo e con vari ruoli. Poi ho purtroppo subito la perdita di un mio caro amico e questo è stato tra virgolette per me, non voglio definirlo uno shock, ma sicuramente un brutto colpo che insomma, cari ragazzi, mi ha
mi ha impedito di fare con serenità quello che avevo precedentemente fatto, perdonatemi, come per l'appunto curare il canale di Telegram. E poi voglio specificarlo: il mio canale Telegram è al momento clonato dalla procura, perché loro ritengono che lì vi siano le prove, il corpo dei miei reati, e quindi ufficialmente clonato significa tutto quello che io pubblico viene poi praticamente trasmesso alle autorità competenti. E naturalmente sto facendo delle riflessioni riguardo a questa cosa, riguardo al fatto che io debba continuare o meno a pubblicare quei contenuti, ma ritengo francamente di sì. Infatti penso che di qui a poco continueremo, ricominceremo anzi a pubblicare contenuti sul canale, perché è doveroso perorare la causa della libera espressione, semplicemente, indipendentemente dal fatto che in questo momento vi sia un attacco preciso, mirato, magari nei miei confronti, nei confronti di coloro i quali cercano di fare lo stesso tipo di controinformazione. È importante che non ci si pieghi a queste dinamiche, perché altrimenti, ragazzi, diventa una dittatura conclamata che però stiamo accettando. E a questo proposito, un'altra domanda pertinente che arriva da Marco, che fra l'altro hai già citato in precedenza. Alla luce del tuo vissuto di militante in quello che all'epoca si chiamava il movimento No Global, la sentiresti di fare una panoramica? No? Prima parlavamo di quella fascistizzazione della società per la terminologia che si usava all'epoca, che però non era nulla rispetto a quello che hanno prodotto poi quelli che si professano antifascisti. Insomma, cosa è successo? Se è possibile condensarlo in pochi minuti, certo, non è una domanda No, poi. ma è una domanda molto interessante invece. Una domanda molto interessante. Cosa è accaduto in questi anni? Sì, negli ultimi 20-25 anni. Oppure Io. scusami, No, una scusami. chiosa personale. E come mai tanti che facevano parte di quel movimento adesso invece sono schierati dalla parte della dittatura sanitaria? Questa è poi una cosa che viene spontanea, una domanda che viene da sola, per così dire. Niente, allora ragazzi, anzitutto bisogna dire che già in quell'epoca imperversasse un'agenda neoliberista totalitarista, un dato di fatto, perché quel movimento, il movimento No Global all'epoca si costituì nel tentativo di arginare questo genere di deriva. Quindi è un tema molto 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 vicino ai temi che stiamo trattando oggi. Oggi noi stiamo semplicemente verificando l'inasprimento di quel totalitarismo che noi abbiamo come Movimento No Global cercato di arginare anche in quell'occasione, dico io, senza successo. Perché? Perché c'è stato un imborghesimento. È quello che noi abbiamo riscontrato. A Napoli io non reputo che vi siano più di uno o due componenti di quella militanza no global che conservino, per intenderci, ancora i valori di quell'epoca, no? Le idee di quell'epoca. C'è stato un imborghesimento che ha tramutato, ha trasformato, dal mio punto di vista, la persona umana in un consumatore. Io lo dico sempre questo. Io noto che c'è un'enorme difficoltà addirittura fra le persone che citavi tu, quelle che aderivano al movimento e che oggi in parte sono confluite in alcuni centri sociali, almeno qui nella città di Napoli, a comprendere la differenza che c'è fra il concetto profondo di libertà e quella che io chiamo la libertà di consumo. Io ho sentito tristemente, è stato per me un colpo bassissimo dover sentire da ex, tra virgolette, amici di lotta, sentir dire che loro non si sentivano liberi perché non potevano più andare al ristorante, al cinema, al teatro. Io sono rimasto sorpreso che persone che dovrebbero comprendere il significato di libertà mi parlino di libertà di consumo come se fossero le libertà più alte. Purtroppo siamo stati trasformati tutti, chi più e chi meno, in consumatori acritici che sono incapaci di avvedersi delle libertà vere.
La libertà è quella di espressione, no? La libertà è quella di poter tranquillamente autodeterminarsi. Oggi invece pare quasi che le libertà siano divenute queste superficiali, no? Queste qui che io chiamo libertà di consumo e che sono il prodotto di una società neoliberista che è fatta peraltro di quella prevaricazione che riscontriamo ogni giorno, no? Perché anche, guarda, pensaci bene, riflettiamo sul fatto che vi sia un attacco frontale da parte dei convinti vaccinisti nei confronti dei famigerati Novax. Tutto sommato, l'attacco che arriva è un attacco vile, perché travalica completamente i diritti umani per addivenire ad un concetto di, ti ripeto, di prevaricazione. Che è quello secondo il quale loro hanno ragione, tu hai torto e quindi devi prestare il tuo corpo, diciamo, ai loro obiettivi, alle loro necessità, alle loro sensazioni, al loro sentimento, quasi come se il corpo non ti appartenesse, perché il corpo appartiene a loro, appartiene alla collettività, il tuo corpo appartiene a loro, alla collettività, appartiene allo Stato. E non è una cosa sulla quale tu puoi autodeterminarti, perché non ti è dato di autodeterminarti in quanto tu potresti ipoteticamente essere, secondo questa narrazione di biopotere, un pericolo per il prossimo, perché puoi contagiarti e quindi contagiare gli altri. Allora, niente, il problema è lo spirito di fondo. Non si lotta più per gli ideali, quanto più per valori, per averi, per questioni di natura materiale. Io questo te ne parlavo prima, poi in un altro modo, no? Quando ti dicevo che noi abbiamo coinvolto le categorie e nel momento in cui le categorie hanno ottenuto un risultato di natura economica che si traduceva in un ristoro, le categorie sono scomparse dalle piazze. Perché questo? Perché naturalmente abbiamo a che fare con delle persone che badano soltanto a contenuti, a iniziative di natura materiale e null'altro. La parte ideale è una parte fondamentalmente scomparsa, in via di estinzione, è qualcosa che nell'essere umano oggi fa fatica a trovare un suo spazio, perché la società è completamente materialista ed anche nel fronte di lotta, antagonismo alla dittatura sanitaria, al quale assistiamo oggi, no? E del quale credo facciamo parte un po' tutti, naturalmente ciascuno con le sue peculiarità, stiamo tristemente rinvenendo una dipartita dei duri e puri, quelli che scendevano in piazza, che lottavano esclusivamente nel tentativo di vedere non calpestati i diritti civili fondamentali, e tanti altri che adesso stanno emergendo e francamente lo dico insomma, senza girarci intorno anche in questo caso, io ho l'impressione che perorino esclusivamente interessi particolari, ambizioni di natura disparata, perché non ci sono solo quelli che vogliono scendere in politica e ce ne sono. Io noto che ci sono anche interessi di altra natura, economici, edonistici, e purtroppo è un po' allo spaccato della società. Noi siamo capaci di criticare tantissimo gli altri dicendo che eticamente, parlo della parte a noi avversa, no? Quelli che ci vorrebbero vedere costretti ad una vaccinazione, che è in realtà una terapia genica sperimentale, ci tengo molto a specificarlo, ma insomma noi professiamo che questi soggetti, la maggioranza, no? Le masse, non abbiano sufficiente etica per rendersi conto che è importante lasciare a tutti una libertà di scelta e di autodeterminazione, specie quando si tratta della salute e del proprio corpo, ma poi per altri aspetti testimoniamo anche noi come fronte antagonista di non avere etica elevata e quindi siamo un po' tutti fatti della stessa pasta, dico io. E penso che su questo bisogna ricostruire, bisogna capire che siamo arrivati praticamente all'anno zero da tantissimi punti di vista e che ci sia bisogno davvero di spazzare via. Di solito si dice, è presente, ricostruiamo sulle macerie, io dico spazziamo via anche le macerie e ricostruiamo proprio da capo. Su terreno libero, perché ce n'è un immenso bisogno. Oh.
anche del panorama di oggi rispetto al fronte fra di coloro che vogliono dare vita ad un movimento politico in modo tale da presentarsi alle elezioni e tutto il resto. Ci vedi in qualche modo delle aspirazioni legittime della buona fede o si tratta piuttosto di quelli che vengono definiti in gergo gatekeeper? Beh, Oppure, è una scusa, domanda. è possibile fare una distinzione di chi ci si può fidare e in base a cosa, a tuo parere? Sì, allora specifichiamo, hai fatto benissimo a specificare che ciò che dico è e resta un mio parere. Anzitutto credo che come me, parlo a nome di molti con i quali ho avuto modo di confrontarmi negli ultimi 2 anni in particolare, tanti dei quali. Ad esempio, un tempo avevano addirittura creduto a quella che oggi è l'esperienza del Movimento 5 Stelle, che si era presentato praticamente come partito politico che intendeva sovvertire, no, il paradigma della politica italiana, e che oggi sono naturalmente dei delusi. Ritengo che ci siano tantissimi che non vogliano più sentir parlare di politica per ovvie ragioni. Non posso permettermi di, in alcun modo di ritenere che non sia legittima l'ambizione politica da parte di chi la perori per se stesso o per gli altri, anche perché stiamo verificando che insomma il fronte di piazza, chiamiamolo così, il movimentismo. Non si è riuscito ad ottenere, come dicevamo, i risultati sperati, quindi non siamo riusciti attraverso l'attivismo ed il movimentismo a cambiare alcunché. Pertanto è chiaro che debbano essere tentate altre strade. Ci sono degli avvocati coraggiosi, alcuni sicuramente lo fanno per grande spirito solidaristico, altri purtroppo per interessi di altra natura, che sono purtroppo quelli economici, ma stanno provando naturalmente a contrastare il biopotere e l'autoritarismo per la via giuridica. In questo momento i risultati sono stati anche da quel punto di vista molto, 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 molto blandi. Pertanto la via politica è una via che naturalmente rimane aperta legittimamente per tutti coloro i quali intendano perseguirla. Il discorso è: io come posso sapere se le intenzioni dei soggetti che intendono aderire a questa via siano intenzioni, ecco, dicevo prima, no? Utilizzando quell'espressione, da duri e puri, e quindi le più trasparenti, le più chiare, le più genuine, o se siano invece un altro tentativo da parte di una ulteriore nuova forza politica, ne stanno emergendo diverse in questo momento, per cooptare un dissenso, ottenere degli interessi personalistici o semplicemente per traghettare quel dissenso all'interno di un ulteriore contenitore che poi disperde quel dissenso stesso. L'abbiamo visto, no? Il Movimento 5 Stelle cosa ha fatto? Il Movimento 5 Stelle per anni ha raccolto il dissenso, lo ha preso a destra, al centro, a sinistra, ovunque, ha creato questo enorme contenitore, poi naturalmente lo ha disperso nei gangli di una politica che paradossalmente è addirittura peggiore di quella che il Movimento 5 Stelle volesse contrastare all'epoca, insomma, della sua fondazione, dei meetup. Quindi la via politica è una via legittima. È legittimo che qualcuno intenda utilizzare lo strumento della politica nella speranza di cambiare qualcosa. Ora dobbiamo capire se i soggetti che in questo momento stanno pensando di costituire o hanno costituito nuove formazioni politiche, nuovi partiti politici, nuovi movimenti, siano mossi da responsabilità, giudizio e da valori etici importanti, o se lo stiano facendo con altre mire, con altre intenzioni, per perorare degli altri interessi. E io, francamente, non me la sento di poter giudicare tutti facendo, tra virgolette, un'analisi
fortemente critica su quel che vedo. Quel che vedo è che c'è una impreparazione politica, questo è poco ma sicuro, cioè è evidente che tantissimi di quelli che stanno provando a farsi largo in seno all'ambiente, insomma, di questa nuova politica contro il biopotere e l'autoritarismo siano completamente impreparati. Te ne accorgi dal modo che hanno di parlare, di approcciare alle persone, di approcciare anche agli altri partiti. C'è uno sconfessarsi fra micro partiti, micro movimenti, che è assolutamente inconcepibile, perché io ritengo con tutto il rispetto che qualsiasi persona di buon senso in questo momento riuscirebbe a rendersi conto del fatto che c'è bisogno che questi piccolissimi partiti si uniscano nel tentativo di costituire un'unica realtà, un'unica lista, laddove ci sia bisogno di liste. Che per ori quantomeno un caposaldo, no, comune, che è quello insomma, del ritorno alle libertà costituzionalmente garantite, alla tutela nuovamente delle libertà costituzionalmente garantite, mentre invece vedo un frammentarsi in micro frazioni. Abbiamo visto che ci sono stati partiti già microscopici, insomma, che si sono ulteriormente frazionati, e questo francamente è il sintomo di una impreparazione politica. Io non mi sento assolutamente più preparato di loro, ma credo che chiunque con un minimo di buona osservazione possa rendersi conto di questo elemento, che purtroppo costituisce in questo momento il fronte antagonista dei partiti politici che si sono venuti a creare, che immagino si creeranno di qui alle prossime elezioni. Bene, ti ringrazio, siamo in chiusura, Io stato ringrazio te. molto interessante e mi auguro che tu possa riprendere presto l'attività e di ospitarti ancora anche attraverso i tuoi iscritti su Come Don Chisciotte. È un piacere, Giuseppe. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ora è sempre libertà, continuiamo a lottare. Grazie Ugo, buonanotte a tutti, le parole sono pietre.